Io vi avrei anche fatto l'unboxing, ma il pacco è arrivato così. Ciao bellissimi! Il video di oggi è un book haul. Come vi ho anticipato, questo sarà il mese delle haul, di tutti i tipi, tantissimi haul. Questo in particolare è un book haul autunnale, il primo book haul autunnale, perché ho finito gli esami, ormai ve l'ho detto tante volte, ma è stata la mia scusante per regalarmi due o tre libri usati che mi piacevano da tanto, perché come avete visto l'ordine l'ho fatto su Libraccio. Io ho il cappello in testa perché ho dei capelli terribili e comunque questo cappello insieme a altri arriveranno in un prossimo online haul. Oltre a quelli ho altri due o tre libri che ho preso in altre situazioni e andiamo in ordine cronologico partendo da Suite francese di Irene Mirosky. Ho letto due libri presi in biblioteca di lei. Questo libro qua in particolare me l'hanno regalato perché ne avevano un altro, cioè ne avevano un doppione, e quindi ringrazio tantissimissimissimissimissimissimi per il gesto e non vedo l'ora di leggerlo. Poi due ordini Amazon che in teoria servivano per altre due cose di elettronica. Arriva, visto che Amazon comunque ha alzato le spedizioni da 19,99 a 29,99 per averle gratis, se no costano tantissimo, tipo 5 euro, per non pagare ho detto compro dei libri, magari dei libri che non costassero tanto. Nel primo ordine ho preso 13 di Jay Asher. Questo qua è un libro molto particolare che ho perso già due volte, cioè la prima volta in realtà me l'ha prestato una mia compagna del liceo e da quando l'ho letto e mi è piaciuto tantissimo, quindi poi ho deciso di comprarlo e l'ho perso, poi l'ho ritrovato e l'ho riperso, questa volta mi sa definitivamente. Comunque volevo una copia di 13, c'era usato a pochissimo e quindi ho deciso di prenderlo. È un young adult, penso che si possa definire, perché è da giovani, però un po' un thriller, un po' psicologico, non so, comunque è molto da giovani, però è molto carino. E se volete un video sui young adult o comunque libri da ragazzi che leggevo io quando ero giovane o che mi sono piaciuti particolarmente, scrivetemelo qua sotto, perché l'avevo girato, poi ho detto no, potrebbe risultare un po' troppo polemico, quindi non so, ditemi voi. Secondo ordine Amazon per un regalo che però comunque non arrivavo alle spese di spedizione, quindi ho preso ben due libri per risparmiare un po'. Il primo era sicuramente nel mio ordine perché non lo trovavo da nessuna parte, ed è Leggere l'architettura. È una serie di libri che ho visto al mercatino di Natale, tutta su architettura, chiese, ponti, case, ed ha uno scorcio molto, molto generale su come riconoscere l'architettura differendo tra i vari periodi storici. Perché l'ho preso, anche se ho fatto l'artistico? Perché comunque, intanto io non so tutto, assolutamente, e poi è un bellissimo ripasso. Mi piace quando vado in viaggio sapere che tipo di architettura, che tipo di palazzi mi troverò davanti, e questo libro mi aiuta un sacco a ripassare un po' di cose. Ci sono delle cose molto interessanti, anche perché si va abbastanza nel dettaglio, come contrafforti, piloni, pilastri, quindi è molto descrittivo. È molto completo, volevo dire, ma non è troppo descrittivo, che secondo me è una pecca. Cioè, spiega troppo poco per argomento, e facendo una pagina e mezza per argomento, proprio per stile romanico, gotico, rinascimentale, secondo me potevano sprecare due parole in più, ma comunque, soprattutto per qualcuno che non sa assolutamente di architettura, è molto figo. L'ultimo libro di Amazon è I racconti del mistero di Edgar Allan Poe. Lo volevo prendere alla Feltrinelli, ma non l'ho trovato, e l'ho deciso di prendere a scatola chiusa, anche se non sapevo minimamente come fosse fatto all'interno, ma lo desideravo solo da fuori. Ho deciso di tenermelo per fine ottobre, proprio per il periodo di Halloween, un po' inquietante, quando ci sarà la pioggia fuori, secondo me sarà perfetto. E non ho mai letto niente di Poe, se non un sacco di tempo fa, non mi ricordo niente, e non vedo l'ora. Passiamo al Libraccio. Come vi ricorderete, io e Libraccio andiamo d'accordo, perché fanno sempre un sacco di cavolate. Non ve l'ho mai raccontate tutte, però diciamo che il servizio di Libraccio per me è pessimo. Questa volta qui i libri sono relativamente in buone condizioni e li ho già aperti, perché il pacco mi è arrivato quasi, no, anzi, completamente aperto. Io ovviamente l'ho aperto per controllare che ci fossero tutti i libri, e se avete visto, mi seguite su Instagram, Instagram Stories, avete visto anche in che condizioni è arrivato. Detto questo, passiamo col book haul, che per cui ho risparmiato veramente tantissimo. Vado in ordine di zampettata. Primo l'ho già letto, l'ho letto stanotte, ed è Le 5 persone che incontri in cielo di Mitch Albom. Lascio tutti i link qua sotto, comunque, come al solito. L'ho già letto perché sto leggendo Vortici di Gloria, il romanzo degli impressionisti, ma è un po' pesante e mi serviva un attimo un libro, perché stavo andando un po' nel blocco del lettore, e questo, vi giuro, mi ha tenuto sveglia. In realtà l'ho letto in 2 orette, quindi non è che mi abbia tenuto sveglia a lungo, perché è piccino, sulle 250-300 pagine in 2 orette l'ho fatto fuori. Qualcuno potrebbe dire che è stucchevole, però io, vuoi che me l'ha consigliato Mary, vuoi che boh,
sono emotiva, mi è piaciuto tantissimo. Il libro per cui ho iniziato a raccogliere libri su Libraccia è stato questo, ovvero Ellen Lowenthal, La vita è una prova d'orchestra. La trama mi attirava tantissimo, ma non ero sicura, anzi non sono ancora sicura perché non ho più letto niente, che mi potesse piacere. Mi ho detto, se lo trovo usato, bene, l'ho trovato usato, a parte della copertina che è non stratosferica di più. Il libro è tenuto benissimo, cosa che mi sono dimenticata di dire per l'altro, che è vecchio però è tenuto bene. Questo anche è un po' sporco, un po' macchiato, però è dentro è tenuto benissimo. No, mi ispira molto la trama e vi saprò dire più avanti. Questa è stata un'aggiunta dell'ultimo minuto per arrivare alle spedizioni gratuite. Le ultime lettere di Jacopo Ortis le avevo viste la Feltrinelli tanto tempo fa, ora non credo che ci siano più. Questa copia infatti è parecchio vecchia, ingiallita e un po' rovinata, ma niente che ci dia fastidio. E niente, io volevo proprio questa edizione perché tra l'altro io non ho mai letto questo libro, neanche per scuola. Sembra un po' tanto pieno di note, cioè che possono quasi dar fastidio alla lettura, però ovviamente non l'ho ancora letto, quindi vi saprò dire più avanti. Ricordate qual è l'ultimo tag che ho fatto? Bene, ho comprato Flatlandia. In tantissimi avete detto che questo è un libro meraviglioso e secondo me lo è, quindi non avevo voglia di scaricarlo da internet, ma l'ho comprato usato, l'ho pagato anche pochino pochino. Questo libro qua tra l'altro è tenuto benissimo, cioè sembra nuovo. Baudelaire e i fiori del male, 3,90. Voi direte, sei una poraccia. Io mi ricordo che avevo letto qualche poesia dei Fiori del Male da più vicina e non mi avevano emozionato più di tanto. Comunque non vedo l'ora di leggerlo. Passiamo alla nota dolente, dolentissima. Puntolini a superficie di Kandinsky. Ora, voi non potete immaginare quanto io fossi contenta di comprare questo libro, tra l'altro a metà prezzo, a pochissimo, e non vedevo l'ora perché ve ne avrò parlato mille volte che volevo questo libro e non mi sono mai convinta a comprarlo. Qual è il problema? Che è il peggiore di... cioè, quello trattato peggio di tutti. È molto vecchio, molto sporco e ce ne passiamo avanti. La copertina è rovinata, è con delle tracce a penna, non so se si vedono. Il mio problema è che all'interno ha delle sottolineature. Spero che si vedano, sono abbastanza nette, quindi se si riesce a mettere a fuoco il bianco... cioè se riesci a mettere a fuoco il testo si vedono e sono proprio delle bruttissime linee a penna tutte storte, che io se c'è una cosa che odio sono le sottolineature a penna sui libri, cioè se devi farlo fallo a matita, Dio santo, e mi urtano da morire, però poi per il resto comunque, cioè è sempre un ottimo, è sempre leggibile, no, che è la cosa importante, però devo dire che mi dà parecchio fastidio perché comunque non è a così basso prezzo per giustificare il fatto che sia così rovinato. Owl è finito. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi piaccia l'idea del mese delle haul, perché tanto non potete scamparla. Spero che la haul vi sia piaciuta, scrivetemi qua sotto quali questi avete letto, quale vi è piaciuto, quale non vi è piaciuto, datemi un feedback, diciamo. Aspettatevi tanti haul e noi ci vediamo al prossimo. Ciao bellissimi!